Allora, all'inizio del percorso antologico, pagina 423, sull'oratoria, noi vediamo che il nostro libro ci ricorda che Cicerone è probabilmente il più grande degli oratori, e come lui stesso dice, no, nel Brutus, fa una specie di storia dell'oratoria, parla di due stili, è il più grande degli oratori perché è molto duttile, cioè riesce ad usare, a seconda delle circostanze, del materiale raccolto, probatorio, a seconda del genere oratorio, epidittico, giudiziario, a seconda dell'uditorio, popolo o senato, riesce ad utilizzare con grande duttilità, grande elasticità, diversi strumenti stilistici, diversi stili. Vi ricordo che nella sua vita egli aveva frequentato le lezioni di Molone di Rodi, e quindi lo stile rodiese lui lo definisce come una specie di sintesi tra l'atticismo, l'attico, lo stile attico, di cui massimo esponente è greco, è Lisia, e lo stile oeschine, e lo stile invece asiano, il cui massimo esponente greco è Demostene. E questo si ricorda perché quando Cicerone userà lo stile asiano per attaccare Marco Antonio nel suo ultimo capolavoro oratorio, chiamerà queste orazioni filippiche, proprio perché Demostene, il suo modello, aveva fatto un simile attacco contro Filippo di Macedonia, per ricordarci un po', diciamo, le coordinate generali. Le verrine sono una serie di orazioni giudiziarie. Verre, ricordate che patteggiò andando in esilio volontario e restituendo parte dei beni rubati prima che il processo finisse, ma Cicerone poi pubblicò le quattro verrine. E, lo stile, dicevamo, è attico, e vediamo un esempio, testi 4-5, proprio commentando poi, mano a mano che incontriamo le cose, le particolarità dello stile, il tono ironico e altre caratteristiche. Vi ricordo anche che mano a mano che sottolineiamo i costrutti notevoli, se c'è bisogno potete ripassarli, no? Nelle lezioni del canale YouTube, insomma, dedicate. Leggiamo dunque. Oppidum est in Ellesponto lampsacum iudices in primis Asiae province clarum et nobile. Homines autem ipsi lampsaceni cum summe in omnis civis romanos officiosi tum praeterea maxime sedati et quieti, proprio praeter ceteros ad summum grecorum otium potiusquam adullam vim auto tumultum accomodati. Insomma, i lampsaceni sono buoni, sono buonissimi, sono persone paciose, pacifiche, dice. Ricorderete che ci sono alcune divisioni all'interno di un'orazione, no? Questa è la narratio, e infatti sembra una storia raccontata. La narratio è molto ampia nelle verrine, la narrazione, proprio perché Cicerone aveva tantissimo materiale probatorio, cioè tantissimi episodi, tantissime testimonianze, tantissime prove della condotta disonesta, degli abusi di potere e dei furti, del peculato di Verre, no? Ricorderete che lui è stato ingaggiato dai siciliani, e perché è stato questore in Sicilia, ed è il suo avversario è il grande Ortensio. Quinto Ortensio Orta lo difendeva Verre, e fu ancora più strepitoso diciamo il successo di questo giovane avvocato, proprio perché Ortensio era famosissimo, era l'avvocato migliore di Roma e usava lo stile asiano. Anche per questo Cicerone sceglie di giocarsi la carta dell'atticismo, proprio perché gioca sulla semplicità, come con una strategia comunicativa col suo uditorio di questo tipo, cioè di là Ortensio vi stupisce con gli effetti speciali, ma io invece vi porterò i fatti. Ecco, questa è un po', no, la strategia comunicativa. Torniamo al testo. C'è una città nell'Ellesponto, Lampsaco o Giudici, famosa e nobile tra le prime della provincia d'Asia, o nella provincia d'Asia. Questo potrebbe essere anche un genitivo locativo, no? Un complemento di stato in luogo, nella provincia d'Asia. Homines autem ipsi lampsaceni, dicevamo, allora,
Gli abitanti stessi di Lamsa, con gli stessi uomini lamsaceni, cum et tum, vedete, cum officiosi, tum sedati e quieti, è sottinteso il verbo essere. Sono sia, sono da un lato rispettosi, sommamente rispettosi verso tutti i cittadini romani. Qui omnis civis è un arcaismo per omnes cives, cioè sarebbe un accusativo, come ci fa vedere bene l'aggettivo romanos, no? Quindi sono rispettosi verso ogni cittadino romano, mo tal luogo figurato. Sia sono. Com'è? Non è vantaggio verso. Certo, dire figurato per dire in più accusativo, ma viene meglio anche il complemento di vantaggio o respectus, no? Detto anche rispetto a, appunto. Tum sia massimamente pacifici e tranquilli. Propre preter. Quasi oltre, quasi più di altri accomodati, quasi più di altri propensi, inclini al summum otium grecorum, al celebre ozio dei greci, piuttosto che ad alcuna violenza o spirito di ribellione. Accidit cum iste a Cneo dolabella e flagitasset, ut se ad regem Nicomedem regenque Saladam mitteret, cunque iter hoc sibi magis ad questum suum, quam ad rei publice tempus accomodatum depo poscisset, ut ullo itinere veniret lamsa cum magna calamitate et proprio pernice civitatis. Questo è un po' più lungo, quindi andiamo col nostro solito ordine. Tutti i verbi, vai. Vedo se si può usare l'evidenziatore. Ci riprovo. Già ieri ci avevo provato, non ci sono riuscita, infatti nemmeno niente. Strano, perché l'anno scorso lo sapevo fare. Lo sapevo fare. Riprovo, no, non lo so, scusatemi, ci riproverò a casa con calma. Accidit, dicevamo, verbo principale, guardate, è un verbo di accadimento, accade che, trovatemi subito qual è la subordinata, la complementare diretta che continua, spiega cosa accade, che è retta da accidit. Ut se mitteret sì, e questo cum davanti e flagitasset quindi è una specie di inciso, lo possiamo anche tradurre dopo, oppure mettiamo virgola. Accade, come qui poi diciamo, l'editore moderno suggerisce, no? Accadde che cum flagitasset acneo dolabella, quindi accade che siccome questo era premuto, eh? Iste codesto indica ovviamente l'imputato, verre quindi. Siccome questo era stato insistentemente sollecitato da Dolabella, ut mitteret, no, non va con accidit, Claudio, vedi? Perché anche flagitasset vuole una complementare diretta. Aiutano le virgole, eh? Quindi accidit ancora è rimasto in sospeso. Cum iste flagitasset ut, vediamo la causale e poi la complementare diretta ut retta dai flagitasset ut mitteret. Quindi possiamo anche tradurla, finiamo di tradurla. Era stato sollecitato affinché mandasse oppure che mandasse, che lo mandasse, anzi, scusate. Dal re Nicomede e dal re Sadala, scusate. Dov'è dopo a un punto di lui?
E siccome non ce n'è un'altra, per forza è quella, certo, Virginia. Quindi la prima, poiché era stato richiesto affinché lo mandasse dal re, e questa è. Prima di passare oltre, visto che Claudio era già in dialogo, mi dici, siccome flagitasset è un verbo di volontà, come la chiamiamo questa complementare diretta, ut mitteret, volitiva, ok? Infatti si può tradurre al limite anche come una finale. Era stato sollecitato affinché, oppure sollecitato, che. Allora, poiché esso, dunque, dicevamo, aveva insistito da Cneo Dolabella, per ottenere da Cneo Dolabella che fosse mandato dal re Nicomede e dal re Sadala, comunque un'altra come quella sopra. Quindi possiamo direttamente già pensare a una causale. E poiché? Qual è il verbo che va con questo comunque? Certo, perché abbiamo ormai, no? Capito come dividere le frasi. E poiché iteroxibima aveva chiesto de poposcisset questo viaggio magis sibi per sé magis ad questum suum più per le proprie esigenze quam ad re publice tempus accomodatum piuttosto che per un'occasione favorevole dello Stato, cioè al momento opportuno per lo Stato, quindi più per le sue esigenze che in un momento opportuno dello Stato, accadde che veniret illo itinere Lampsacum. Passò durante quel viaggio a Lampsaco, arrivò durante quel viaggio a Lampsaco, va bene? Cum magna calamitate, con grande danno e praticamente rovina della città. Notate le battute ironiche che sono indicate con questo prope anche, no? Due volte abbiamo visto, sia alla quinta riga sia adesso, prope, per esempio il primo caso, prope preterceteros ad summum otium grecorum, cioè quasi più degli altri propensi all'ozio dei, no? Come dire, si sa che i greci stanno sempre tranquilli, anzi non fanno nulla, questi ancora di più. Sotto, con grande danno questo passaggio divenne all'Amsaco per la città, quasi per la distruzione della città, con distruzione della città. Quindi anche questa una battuta, no? Anche all'interno un'altra battuta ironica, aveva chiesto questo viaggio non certo per servire lo Stato, ma per le sue esigenze. Deducitur iste ad janitorem quendam hospitem, comitesque eius item apuceteros hospites collocantur. Proviamo qualcun altro, via. Allora, verbi, Lorenzo. Collocantur, sono due. Ok, due indicativi, quindi neanche perdiamo tempo con l'analisi del periodo, possiamo provare a tradurre. Ce l'hai a fianco la traduzione, provi? Iste deducitur ad janitorem. Questo è portato, accompagnato da un certo, presso un certo ospite, l'ospite è chi ti dà la casa, chi ti ospita. Presso un certo janitore, ospite, janitore, che lo doveva ospitare, quindi, ospitem. Possiamo dire che è predicativo questo aggettivo, no? In qualità di ospite, anzi, hospes hospitis è un sostantivo, quindi chiamiamolo apposizione, complemento predicativo comunque. Janitore è un nome proprio. Quendam, un certo janitore. Suo ospite, cioè che lo doveva ospitare. Comitesque eius apud ceteros hospites e gli altri suoi compagni apud ceteros hospites presso a ceteros altri ospiti collocantur passivo vengono
vengono sistemati, vengono collocati. Bene. Ut mos erast istius, atque ut eum suae libidines fragitiose facere admonebant, statim negotium dat illi suis comitibus, nequissimis turpissimisque ominibus, uti videant et investigent, equa virgo sit. Aut mulier digna, quam obrem ipse lampsaci diutius commoraretur. Quindi manda subito i suoi compagni a cercare qualche donnina, qualche donnina, o qualche bella donna, o qualche vergine, o qualche sposa. Dice, perché la mulier è la donna adulta, la virgo è la ragazzina. Perché lui commorabat, cioè stava lì e per passare il tempo qualcosa doveva fare, no? Vedete l'ironia? Allora, dicevamo, ut mos erat istius. Damiano, prova. Allora, ut più indicativo è il solito, è la solita modale, no? Ah, non, scusami, non c'hai nemmeno dal telefonino, riesci a seguirci? Come volendo? Tu sei obbligato a seguire la lezione, no, volendo. Sto bene, nel senso, dal libro, penso, sì. Proviamo qualcun altro, va Virginia. Prova a tradurre tu, cioè a ricostruire la traduzione. Ut mos erat istius. La solita modale, la comparativa modale, come era suo solito, come era suo costume, no? Istius, sappiamo che iste, ista, istum, questo pronome codesto e accompagna il gesto, cioè indica l'imputato, l'abbiamo detto già prima, è verre, no? Allora, come era costume di questo, di codesto? Quindi ut va con admonebant e sarà un'altra, visto che c'è atque, sarà un'altra modale comparativa. E come admonebant e come gli comandavano? Qual è il soggetto di admonebant? Chi è che comanda? O consigliavano, via. O come consigliavano? Chi è il soggetto? Trovami il nominativo plurale. Le sue, esatto, le sue depravazioni, le sue libidini, e quindi e come le sue voglie dissolute lo consigliavano di fare, però qui è eum facere, quindi letteralmente è, lo consigliavano che lui facesse, giusto? Di fare è sempre una traduzione implicita di questa subordinata. Che tipo di subordinata è, però? Eum facere? Abbiamo già incontrato la lezione di ieri. La completiva oggettiva, quella con l'accusativo e l'infinito, no? Certo, c'è un verbo di volontà, però abbiamo detto che oltre alla volitiva, accusativo più infinito ci sta sempre bene, cioè si può usare sempre, comunque. Vi ricordo anche che con certi verbi di comando, se l'infinito è attivo, vuol dire che la persona è quella che riceve l'ordine. Quindi qui le voglie ordinano a lui di fare, no? Se invece il verbo fosse passivo, non ci sarebbe la persona che esegue, che le cose fossero fatte, per dire, mancherebbe la persona a cui si comanda. È un giochino, che una regolina che ritrovate nelle complementari dirette con l'infinito, è la costruzione dei verbi di comando con accusativo più infinito, ripeto, l'infinito attivo è ovviamente... indica nel soggetto che compie l'azione anche la persona che riceve l'ordine, quindi si dice se l'infinito è attivo c'è la persona a cui si comanda, è quella che fa il verbo, l'azione dell'infinito. Io ordino ai soldati di combattere, ordino che i soldati combattano. Chi è che riceve l'ordine? Chi è che combatte? I soldati, il soggetto. Se invece l'infinito è passivo non c'è la persona a cui si comanda. Ordino che i prigionieri vengano uccisi. I prigionieri è soggetto, ma il verbo è passivo, non sono loro che ricevono l'ordine, perché non sono loro che fanno la cosa, la subiscono. Quindi con l'infinito passivo non c'è la persona a cui si comanda.
ma basta tradurre letteralmente l'attivo e il passivo e si capisce se il soggetto esegue o non esegue l'azione, no? Basta guardare, insomma, comunque una regolina che vi richiamo. Certo, subito da incarico, negozium, dat, illis suis comitibus, a quei suoi, questa possiamo aiutarci con la traduzione a destra, a quei suoi compagni, nequissimis turpisquimisque ominibus. No, infatti. Concorda con comitibus, è una specie di apposizione. Uomini, dai, traduci. Disonestissimi, malvagissimi. Quanto mai disonesti e volgari. Turpe vuol dire vergognoso, volgare, oppure anche depravato, perverso. Ecco, dimmi che cos'è utivideant. Et investigent. La traduzione è facile, eh? Che vedano e cerchino. Uti, non ti fare confondere, non è l'infinito di utor, passivo è ut, eh? No, perché c'è da incarico che regge uti. Da l'incarico che vedano, quindi non dire finale, ma no, l'oggettivo è con l'accusativo all'infinito, l'abbiamo vista sopra. È un facere, è l'oggettiva. Alice, dillo forte. Come? Potrebbe essere completiva questa. Non mi basta completiva. Ah, è in... completiva. Claudio? Certo, ma di che tipo? Volitiva. Volitiva, perché c'è dall'incarico, è come dire ordina, va bene? Quindi in questo periodo abbiamo ripassato due modi di fare la complementare diretta dipendente da un verbo di comando, o con l'oggettiva, come al solito, o con ut e congiuntivo, sembra una finale, infatti è identica nella forma, anche la negazione è identica alla finale. Dà l'incarico affinché si può anche reggere, ma è meglio, visto che stavamo dicendo complementare diretta, a quel punto me la devi giustificare e dici complementare diretta volitiva. Dà l'incarico di vedere, dà l'incarico che vedano e cerchino. Equa virgo sit, se vi sia una vergine o una donna degna. Quam obrem ipse cum retro. Quam obrem sarebbe degna per la qualcosa, noi facciamola degna che lui potesse intrattenercisi per un po' all'Amsaco. Degna di, degna che. Allora, che tipo di... guardate che qua probabilmente degna del fatto che lui, capito, questo quam obrem, è un modo contorto per fare, per introdurre che tipo di subordinata, degna che, tanto carina che, è la consecutiva, non si vede bene, infatti adesso vediamo nella nota che ci dice dignus e indignus reggono per lo più la proposizione relativa col congiuntivo caratterizzante. E quindi te la propone come relativa? No, per me è una consecutiva, assolutamente. È una consecutiva. Eh? Perché la propone come relativa? Non lo so, sinceramente non lo so. E lo so, ma è un modo un po' contorto, è molto... cioè, secondo me il valore è consecutivo in questo caso. E l'abbiamo vista tutta, ok? Ah no, mi devi dire, Virginia, equa virgo sit, che cerchino... qua, se qualche donna vi fosse o qualche vergine.
se vi fosse, non è l'ipotetica, è un'altra, perché c'è il verbo cercare, se vi fosse. Allora io posso usare se in italiano in due modi. Se mi offendi mi arrabbio, questa è l'ipotetica, ma non so se piove, vado a vedere se è cotta la pasta, non è un'ipotetica, non è che se è cotta vado a vedere e se non è cotta non ci vado, chiaro? Vado a vedere se è cotta la pasta, è un altro, esatto, ecco, virgosit, è un'interrogativa indiretta. C'è anche, ovviamente, qua nella nota, sottolineatevi la nota così quando ripassate i brani ve lo ricordate. T5. Io leggo, intanto qualcuno, Francesco, vai, guardati un attimo la traduzione a fronte e poi insieme ricostruiamo e capiamo la struttura latina. Erat comes eius, quidam rubrius, un certo rubrio. Homo factus ad istius libidines, qui miro artificio, quocunque venerat, ec investigare omnia solebat. Allora, proviamo. Verbi, francè. Allora, erat. Factus è participio, quindi... Dobbiamo decidere se ci facciamo una subordinata o no. Dimmelo subito, sta con homo, no? Sì. Ti conviene farci una subordinata o facciamo aggettivo? Ma cioè, secondo me è una subordinata. Di che fatto tipo? Apposta. È uomo fatto apposta. La subordinata viene fuori uomo poiché era fatto, uomo essendo fatto, mi sembra inutile. Uomo fatto o uomo che era fatto al limite con la relativa vuol dire che il participio fatto ha, gli diamo un valore sintattico di che tipo? Non quindi congiunto, ma aggettivo, attributivo, no? Si dice, ma aggettivo va bene lo stesso. Sì, sì, quindi non lo consideriamo, ci rimane solebat. Ok, ah no, anche venerat, scusate. Qui miro artificio, investigare omnia solebat, comunque venerat. Queste due subordinate sono? Allora, la prima, erat, è la principale. Le due subordinate? Le due subordinate sono... Non guardare l'italiano, guarda il latino, si vede bene. Qui e comunque, relative, tutte e due, no? Qui, comunque, due relative. Ok. Vi era un compagno... C'era tra i suoi compagni un certo Rubrio. Un uomo fatto apposta per... Libidines istius. Per le voglie istius. Per sottostare alle sue voglie. Sì, istius è genitivo, no? Sta in posizione attributiva perché riguarda verre, per le libidini di verre. Che complemento è ad libidines? Fatto apposta per la libidine. E sarebbe un moto al luogo figurato, ma come prima con Damiano diamogli un valore migliore. Interpretiamolo meglio. Che complemento sarebbe? Fatto per le voglie. Margherita. Su, è facile. Giulio. Damiano, nessuno? Zitta. Tu zitto. Damiano? Fatto per le voglie? Emanuele?
Buttati su. Fine. Finale sarebbe una frase, ci vorrebbe il verbo. In italiano è una finale perché hanno fatto per tenere mano. L'hanno trasformata in una finale. Attenzione quindi a non seguire troppo questa, perché questa del libro, perché è molto libera. Il verbo tenere mano non c'è, c'è semplicemente per le sue voglie, per le voglie di costui, no? Il quale solebat miro artificio, il quale era solito, prima il quale va bene, era solito. Investigare, ecco, omnia. Era solito, è verbo servile di investigare, era quindi solito, lo mettiamo. Investigare. Tutte queste cose. Tutte queste cose con grande artificio, con grande abilità. Sì. Quocunque venerat, dovunque. Esatto, qui vediamo la legge dell'anteriorità, dice dovunque fosse arrivato, perché il latino è più preciso di noi e quindi era solito, siccome arrivare viene prima, lo mette al trapassato, ma noi possiamo fare dovunque giungesse, va bene lo stesso. Is ad eum rem istam defert, filodamum esse quendam, genere, onore, copis, estimazione, facile principem lam sacenorum. Egli riporta questa informazione ad eum, a lui, filodamum esse quendam, che subordinata è filodamum esse quendam? Oggettiva, l'infinitivo oggettiva, che c'era un certo filodamo, genere, onore, copis, estimazione, facile principe. Chiaramente facile qui vuol dire evidentemente principem, il più importante cittadino dei Lamsaceni, il più importante, principem vuol dire, no, non principe, il latino vuol dire sempre il più in alto, quindi il primo cittadino, il più importante cittadino dei Lamsaceni, per famiglia, importanza, ricchezze e stima. Questi ablativi, questi quattro ablativi, che fanno capire come Verre avrebbe dovuto avere rispetto di quest'uomo e invece vedremo che gli piglia la figliola, per divertircisi, no? Con un abuso che fa veramente disonore ai romani stessi, no? Perché l'ospitalità è sacra, perché questi sono sì sottomessi, ma si può dire alleati a una provincia dei romani, insomma i romani non devono abusare. E invece Verre non se ne dà pensiero, ovviamente, no? Dicevo, questi quattro elementi che quindi creano un effetto di enumerazione e calcano, diciamo così, la mano, no? Retoricamente sulla rispettabilità di quest'uomo, sul suo essere indegno della offesa che invece riceverà, che tipo di complementi sono? Dimmelo me, non è proprio qualità, bravo, limitazione, perché la qualità è principem, il primo. Il primo in relazione a 1, 2, 3, 4. È suonata? No. Ho sentito uno. Eius esse filiam, perché qui ci abbiamo sempre un'oggettiva? Sarà sempre dipendente dal... a sopra, quindi attenzione alla punteggiatura che non è originale, ripeto, l'ho già detto anche in altre lezioni, e che può farci sbagliare. Qui non finisce il periodo, oppure se finisce come vuole qui il nostro libro, dobbiamo sottintendere un'altra volta defert, e gli riferisce, ok, cioè il verbo principale, e gli riferisce che vi è la figlia di lui, esse filia meius, quae cum patre habitaret, propteria quod virum non aberet. Quindi, quem habitaret, propteria quod non aberet, sono le altre due subordinate. Di che tipo? Lorenzo, provaci tu. Vabbè, è pronta la Alice, vai. È chiarissimo, è una relativa perché c'è il quae. E la seconda potrebbe essere una causale.
Sì, perché quod è causale e se c'è propteria siamo sicuri. Propteria rimarca proprio perché è la causale. Non solo, mi dice adesso per finire perché questa relativa la troviamo col congiuntivo abitaret. Che valore ha questo congiuntivo in questo caso? Non è la relativa finale, impropria, consecutiva. È un congiuntivo che sta in un discorso indiretto, è perché la notizia viene riferita, gli riferisce che c'era una figlia, si chiama congiuntivo, in questo caso obliquo, cioè non è un congiuntivo che dà valore finale, è perché siamo in un discorso indiretto, quindi riporta le parole di qualcun altro, di qualcuno, in questo caso di questo rubrio. Allora, Rubrio riferisce che vi era la figlia di lui che abitava, capite, in questo caso io non lo rispetto perché non è una relativa impropria in cui devo in italiano rispettare e rimettere il congiuntivo. È un discorso indiretto. Che abitava col padre proprio perché non aveva marito. Donna di straordinaria bellezza. Che complemento è eximia pulcritudine, Emanuele? Donna di straordinaria bellezza? In ablativo. Ti ricordi la distinzione? Si usa l'ablativo oppure il genitivo nel complemento di qualità? Quando l'ablativo e quando il genitivo? L'ablativo ce l'hai qui. È una dote fisica. No, la bellezza. Invece, quindi, al genitivo invece la qualità non è fisica. Per esempio, quindi che qualità? Intellettuale. Esatto, se io dico uomo di grande intelligenza, ma anche morale, uomo di grande bontà, di grande generosità. Ok. Complemento di qualità. Se deam summa integritate pudicizia questi stimari, ma era essa era stimata, che subordinata è Emanuele questa? Eam ex stimari, ma che essa era stimata di somma integrità e pudicizia. Allora, intanto già abbiamo una smentita a quello che abbiamo appena detto, perché la pudicizia e l'onestà sono qualità morali. Eppure Cicerone qui usa un'altra volta l'ablativo, perché non è rigorosissima questa regola. Vi ricordate, lo dicevamo anche quando facevamo Sallustio, i ritratti dei personaggi, che a volte non era così fissa, così rigorosa la regola. Per lo più l'ablativo per quelle morali, per quelle fisiche, per lo più il genitivo per quelle morali. Ma qui per esempio ci ha smentito. La domanda che ti faccio è am ex stimari, che tipo di subordinata è? Guarda il verbo. Eam è un accusativo. Il verbo com'è? Che modo è? Existimari, che forma verbale è? Fammi l'analisi grammaticale. Existimari è presente? Non è. Che modo è? Indicativo, congiuntivo, participio, infinito, che è? Scusa, se fosse stato esistimare l'avresti riconosciuto meglio? Esistimare, me lo sai dire che cos'è? Are? Infinito. Ti sconvolge perché ari? Perché c'è la i finale? Quando è che invece che are è ari? Quando l'infinito presente è passivo. Ragazzi, are, passivo, ari. Ere, passivo, videre, passivo, videri. Invece la terza, dicere, passivo, solo la i, dici. Solo la terza bisogna
ricordare un attimo a parte. Invece la quarta, venire non ce l'ha il passivo, audire, passivo, audiri, essere ascoltato, ascoltare, audire, essere ascoltato, audiri, vedere, vedere, essere visto, videri, amare, amare, essere amato, amari. Come qui, esisti ma ri. Che tipo di subordinata è? Accusativo più infinito, Emanuele? Non mi fa perdere tempo ancora, che quelli che poi vedranno sta registrazione se devono fare le flebo. Dai, di caffè. Infinitiva. Non mi basta, infinitiva? Infinitiva o? Oggettiva. Oggettiva. Allora, tutte queste infinitive oggettive, esse filiam e è a me sistimari, dipendono sempre da questo riferisce, gli riferisce, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro? Abbiamo detto prima, Tutte dipendenti da defert. Defert è un verbo difettivo, fero, ferz, tuli, latum, fer, Ricordatevi il paradigma. Quando ricostruite dunque il testo, se non lo volete riscrivere, meglio, perché vuol dire che sapete tradurre, ricostruire all'impronta. Ma il paradigma su un post-it, sempre scritto. Perché poi vi chiedo qualche forma verbale. All'interrogazione dico, Homo, ucet, utec audivit, sic exarsit, ad id quod non modo ipse nunquam viderat, sed ne audierat quidem abeo qui ipse vidisset, ut statimat fidoldadum migrare sediceret velle. Quando suona la finite comunque tutta. Adesso facciamo insieme l'analisi del periodo e vediamo di ricostruire e capire la traduzione. Allora, verbi. Audivit, exarsit, poi viderat, audierat. Che tempo è audierat? Che non si vede bene. Più che perfetto, bravo Emanuele. Qui demabeo, qui ipse vidisset, qui vidisset. Ut diceret. Ok, allora nel vostro... Proviamo a vedere l'analisi del periodo, poi mi fermo. Uc audivit sic exarsit. Se guardate alla traduzione a destra, come apprese fu acceso. È uno dei casi in cui ut è indicativo, invece che la solita modale comparativa come, avrà un altro valore. Quale? L'altra possibilità, ut più indicativo, la? Temporale, brava Virginia. Non appena, come? Come lo seppe, subito si infiammò, ovviamente questo è uno libidinoso, si infiammò ad id per un piano che quod viderat, non modo ipse nunquam viderat, ma nemmeno audierat, che non solo mai egli aveva visto, anzi per una cosa che non soltanto lui, ma aveva visto, ma nemmeno udito. Quod non modo viderat, né quidem. Vi ricordate come si chiama quando ne si stacca da quidem? Sembra che introduca un'altra subordinata, invece attenti, è ne quidem, nemmeno. Tmesi, brava Virginia. Quindi qui non lo consideriamo il ne, sed... Nequidem audierat, sono due, viderat e audierat, tutte e due collegate al quod, quindi che tipo di subordinate? Alza la voce. Id quod, per una cosa che, per un piano prima traducevo ma è uguale, per una cosa che... No, non è per poiché, è una cosa che. Id è neutro, quod concorda con id. Che pronome? Relativa, certo. Sono due relative, non solo non aveva mai visto, ma neanche udito.
nessuno aveva udito. Ok, anche l'altra è una relativa, si vede dal qui. Quella non è una relativa, il fatto che è un modo per introdurre la dichiarativa che, cioè come fosse che. È un, quindi un quod epesegetico, il cioè che. Id justum est quod tu pareat, che ne so, parentibus. Questo è giusto, cioè che, oppure gaudeo quod. Mi fa piacere, quod vives, il fatto che tu sia vivo. Questo il fatto che sta tutto insieme, è una congiunzione. Bene, mi devo fermare perché è ricreazione. Interrompiamo la lezione, anzi no, se non fate rumore finisco, così se qualcuno l'ultimo pezzo non lo sa fare, ce l'avete anche voi. Allora, rapidamente concludiamo, dicevamo, ho perso il segno, non so più dove eravamo. Allora, quindi, ma nemmeno aveva sentito da qualcuno che l'avesse visto, qui è un po' contorto, quindi che non solo l'aveva visto lui, ma neanche aveva sentito da qualcuno che l'avesse visto. Una relativa con il congiuntivo, diciamo qui sì, può essere una relativa impropria, con una sfumatura di possibilità che eventualmente l'avesse visto, a tal punto che, ecco, questo ut è sicuramente una consecutiva, perché se andiamo a vedere come avevamo fatto la reggente, c'era un sic. Non appena lo sentì, subito si infiammò, così si infiammò a tal punto che statim subito diceret, disse se velle migrare ad Philodamum, e questa è una oggettiva, che lui si voleva trasferire a casa di Philodamo, figuriamoci. E poi finiamo, no, ma voi uscite, fate quello che vi pare, tanto io sto registrando, quindi uno per volta, tranquilli, rilassatevi, eccetera. Hospes janitor, l'ospite genitore. Qui nil suspicaretur, il quale non sospettava nulla, qui gli abbiamo dato un... qui mette un poiché, ma siccome suspicaretur dobbiamo dargli per forza o una sfumatura consecutiva o una sfumatura finale, gli dobbiamo dare per forza la consecutiva. La causale non mi sta bene perché è una traduzione troppo libera. Quindi l'ospite genitore... tale che tanto, sarebbe tanto ingenuo che non sospettava nulla, veritus ne, veritus, temendo che quid offenderetur in ipsose, che in qualcosa avesse qualcosa in lui lo avesse offeso, cepit retinere summa viominam, tentò di trattenere con tutte le forze, con grande insistenza l'uomo. E qui è molto ironico, l'ospite infatti pensa che Verre se ne voglia andare perché è stato offeso in qualche modo e quindi si preoccupa di non essere stato un bravo ospite, capite la ironia della situazione. Cicerone vuole farli divertire i giurati, e ovviamente tenta di trattenerlo in tutti i modi, ma il nostro Verre aveva il piano di sedurre la figlia di Philodamo. Allora attenzione, guardiamo l'analisi del periodo. Hospes janitor qui nil suspicaretur, abbiamo detto che qui il valore è ironicamente della consecutiva, è una relativa impropria col congiuntivo, cioè tanto cretino, tanto ingenuo da non sospettare nulla. Si può tradurre. E poi vediamo veritus. Veritus, participio, deve avere un valore congiunto, poiché temeva. È questo il motivo per cui cerca di trattenerlo. È una causale. Perché troviamo veritus così? Perché vereor è deponente e quindi il participio passato lo traduciamo attivo, temendo, non essendo temuto, perché è un deponente. Ne,
Perché ho tradotto temendo che? Perché con i verbi di timore il ne vale positivo e il ut vale negativo. È un caso particolare, una costruzione particolare della volitiva che cambia segno quando è retta dal verbo di timore. C'è sempre la lezione da riguardare su YouTube, se volete. Quindi, temendo che qualcosa l'avesse offeso, E poi va bene l'ultima, cepit retinere, cepi ha solo le forme del passato, è difettivo, cepi cepisse e quindi vale per presente. Tenta o tentò va bene lo stesso. Summa vi, complemento di modo. Più che mezzo direi complemento di modo. Iste qui ospiti ser linquendi causa reperire non posset, anche qui egli che non poteva, ma è una relativa impropria, gli possiamo dare una sfumatura, diciamo, sempre consecutiva. Egli, tanto sprovveduto, tanto stolto da non poter trovare una buona scusa di lasciare l'ospite. Qui, ragazzi, attenzione alla costruzione del gerundivo. Letteralmente viene fuori che non poteva trovare una scusa dell'ospite da lasciare. Vi ricordo che il latino preferisce sempre usare il gerundivo quando c'è un gerundio, diciamo, quando noi vorremmo invece una azione astratta. Per noi è di lasciare complemento oggetto l'ospite. Quindi una scusa di lasciare, una scusa per lasciare, l'avremmo voluto all'infinito. E i casi obliqui dell'infinito sono al gerundio, quindi noi avremmo voluto il gerundio latino, ma i latini preferiscono invece scusa dell'ospite da lasciare, preferiscono sempre la costruzione del gerundivo. Quindi egli, tanto stolto da non poter trovare una buona scusa di lasciare l'ospite, cepit cominciò munire alia razione, anzi no, cominciò a prepararsi alia razione con un altro modo la strada per l'aggressione. Vedete, stuprum è proprio la violenza sessuale alla ragazza, e qui vediamo come viene tradotto, sì, stupro appunto. Rubrio delicia sua, rubrio il cocchino suo, altro modo di dire del linguaggio parlato molto ironico, il cocchino suo. In omnibus rebus, in tutte le cose di questo genere, suo braccio destro e suo complice, dice di deversari parum laute, dice che non è alloggiato comodamente e ordina che sia lui trasferito da Filodamo. Quindi dice che è rubrio, l'amorino suo, eccetera, è tutta un'oggettiva, ma vedete che c'è proprio la prolessi, cioè viene subito portato in avanti rubrio, il cocchino suo, quello che era il suo complice, dice che non era alloggiato bene. Mi piacerebbe lasciarla in questo ordine, anche se da un punto di vista sintattico bisogna dire dice che rubrio non era alloggiato, cioè l'oggettiva. Rubrio è insomma il soggetto di... oddio, non trovo il segno, insomma, dell'infinito, sì, deversari. Ciao ciao!